Beh, lo condivide, sono parole che... Certo che condivido il pensiero e il contenuto. Si possono usare espressioni e termini differenti, ma il contenuto rimane lo stesso. Io credo che questo tradimento. Io credo che l'operato complessivo dell'ex presidente della Repubblica, nella dinamica delle vicende politiche degli ultimi anni, portando tra l'altro e avendo una grave responsabilità rispetto alla situazione di palude in cui oggi il Paese e il sistema Paese è stato portato, e mi riferisco alla legge elettorale e mi riferisco alla riforma costituzionale di cui lui è stato il padre nobile, è stato colui il quale ha avviato questo tipo di percorso difendendo e la legge elettorale da un lato e la riforma costituzionale dall'altro lato. Io credo che questo vizio di intervento da parte del Presidente della Repubblica sia alquanto stucchevole. Io non credo che un paese che voglia esercitare il sacrosanto diritto di votare sia un paese incivile, la giro. È civile il fatto che si voti a scadenza. Io credo che nel momento in cui un governo arriva alla scadenza e finisce la benzina, e questo è un governo a scadenza, è un governo dove la benzina politica è finita, io credo che sia assolutamente legittimo ridare la parola ai cittadini. Quello che è incivile, secondo me, lo accennava prima Cupero, è il fatto che l'ultimo presidente del Consiglio eletto democraticamente attraverso una tornata elettorale è stato Silvio Berlusconi nel 2008. Dal 2011 in poi noi abbiamo avuto 4 presidenti del Consiglio che non sono stati espressione di nessuna volontà popolare. Quindi credo che sia incivile questo. Incivile il fatto che a fronte di 32 milioni di cittadini italiani che il 4 dicembre hanno votato, 20 milioni hanno votato picconando la riforma costituzionale e dando evidentemente un segnale politico a chi ci governava, io credo che sia legittimo e sacrosanto chiedere e invocare le urne, ovviamente nei metodi e con gli strumenti migliori, e questo è lo strumento migliore, vuol dire avere una legge elettorale che garantisce tanto la rappresentatività quanto quel barlume di governabilità necessario ad affrontare le sfide del Paese, e credo che questo lo si debba fare anche alla luce di quello che sta spirando nel mondo, perché la vicenda Trump, la vicenda Brexit sono sintomi non dei populismi, ma sono sintomi di una grande voglia di cambiamento che sta spirando nel mondo. Faccio la domanda naturalmente.